Ciao ragazzi, qui è Marzia e bentornati in un nuovo video di Fortnite. Oggi signori siamo qui con una cosa simile alla Stretched vecchia, se non praticamente uguale. Giocando la mia mappa di 1v1 l'ho aggiornata, ho messo un pulsante che vi permette di attivare il FOV. So che il FOV e la Stretched sono due cose differenti, ma ora ci arriveremo. Premete il pulsante per fare attiva FOV, dopodiché vi spawnerà dei robot e dei pupazzi di neve. Prendete il pupazzo di neve, lo lanciate sotto i piedi, dopodiché ne lanciate uno nella parte inferiore del robot, ovvero sotto. Entrate sotto nel robot, ovvero nella parte guidatore. Dopodiché cambiate posto, andate nella parte delle armi, ovvero nel piano di sopra. Uscite dal robot e se vi fa uscire da pupazzo di neve, uscite direttamente da pupazzo di neve. Oppure aprite il menu, fate rigenera e vi rigenerate, così che rispawnerete e sarete in modalità FOV. Se giocate da PC e sapete come mettere la Stretched perché una volta la usavate, potete fare Stretched più FOV e in poche parole vi permette di avere praticamente la Stretched identica come quella di una volta. Ovviamente questa cosa non va online, ci fossero stati i robot sì, però non ci sono, va soltanto in creativa, però è una cosa comunque carina e che fa ricordare i vecchi tempi con la Stretched, anche se ci ho giocato per poco in quel periodo con la Stretched, però era molto figa. Anche tuttora non capisco la motivazione della sua rimozione, però vabbè. Se volete supportarmi come creatore, il mio codice supporto al creatore è Mass, che è scritto come nome del canale, hashtag AD, perché appunto bisogna metterlo. E vi ricordo che ogni acquisto supporterà me, facendomi guadagnare del denaro. Se volete inviarmi screen, foto o storie su Instagram, siete sempre i benvenuti. Vi lascio la continuazione del video con qualche clip. Fatemi sapere qui sotto nei commenti in caso di dubbi, domande, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella! One day you'll figure this out. And when you do, you will change the world.